Vegan Channel. La ricetta per una vita sana e felice presenta il corso di cucina di Vegan Channel. Livello 1, sezione 0. Introduzione alla cucina vegan. La cucina vegan può dare più soddisfazioni di quella tradizionale, sia a livello di preparazione che a quello di degustazione, ma ci sono dei fondamenti che è indispensabile conoscere, che sono le indicazioni di base che permettono di sviluppare la propria mano in cucina per un risultato personale sempre ottimo, facendo in modo che ogni preparazione sia sempre una nuova esperienza. Prima di tutto è necessario acquisire la nozione fondamentale, ovvero che la cucina vegan non si realizza riproducendo le pietanze tradizionali, sostituendo gli ingredienti di origine animale con altri di origine vegetale che adempiano alla stessa funzione. Questo è un approccio iniziale che viene messo in pratica per facilitare il passaggio allo stile di vita vegan o per invogliare i non vegani. Per carità, si può fare, ma dopo aver acquisito l'esperienza necessaria alla preparazione delle vere pietanze vegan, deve essere una condizione culinaria di nicchia, un'eccezione, effettuata per puro piacere del palato, piacere che deve comunque essere soddisfatto, magari in buona compagnia, oppure per continuare a invogliare i non vegani ad apprezzare le pietanze della cucina vegan. Per invogliare i non vegani ad avvicinarsi alla cucina vegan, possiamo adottare un altro stratagemma, ovvero semplicemente fargliela vivere come una cucina alternativa, come quella messicana, cinese, thailandese e così via, senza necessariamente effettuare confronti o paragoni. Il risultato che ne otterremo sarà sicuramente un'unione appagante per tutti, senza conflitti di sorta. Detto questo, possiamo iniziare a capire una delle cose più essenziali della cucina vegan, ovvero le capacità primarie che è necessario acquisire nell'abbinamento dei vegetali e nell'insaporire le pietanze, esaltando i sapori degli ingredienti, aiutandosi prevalentemente con le spezie, che è necessario conoscere bene al fine di saperle utilizzare e dosare per ottenere un risultato eccellente. Parlando di insaporire con le spezie, per esempio, molti sanno che con i pomodori si sposano benissimo origano e basilico, a seconda delle preparazioni e delle indicazioni previste dalle varie ricette. Ma se parliamo di maggiorana, cumino, coriandolo, curcuma, curry e molte altre, quanti sanno davvero come abbinarli perché esaltino il gusto degli ingredienti in maniera equilibrata? Ecco quindi che nasce la necessità dell'esperienza culinaria vegan, che va oltre al seguire passo passo una semplice ricetta scritta e che richiede tempo, pratica e passione. Nulla di estremamente complicato, ma come per tutte le cose di successo, ha bisogno di applicazione, conoscenza, competenza, capacità e come sempre sarà poi l'esperienza acquisita a fare la differenza e il gusto. Nessuno si può improvvisare in cucina, questo lo sappiamo bene, ma non bisogna commettere il grave errore di pensare che una cucina basata sui vegetali sia semplice e scontata, soprattutto se siamo cuochi da tanti anni di cucina tradizionale. Le cose da sapere sono tante e oltre a conoscerle bene, è indispensabile saperle applicare nella pratica, nelle varie situazioni che si presentano. Il segreto per una cucina vegan, sia come cuoco che come utente finale, che sia davvero appagante sotto tutti i punti di vista, che permetta di sperimentare e creare la propria ricetta perfetta, è il coinvolgimento di tutti i sensi. Il tatto sente le consistenze, l'udito i rumori classici della cucina e delle cotture, la vista i colori e le forme, l'olfatto i profumi e il gusto assaggia e gode dei risultati. È così che funziona, è l'unione dell'esperienza acquisita nel tempo con la volontà e l'amore per ciò che si sta facendo, con la consapevolezza
che prima del gusto ci deve essere il non provocare sofferenza a nessun essere vivente per produrre nutrimento e che quest'ultimo sia veramente tale, quindi non contenga sostanze dannose. La passione per la cucina farà poi da ciliegina sulla torta. Quindi, in questo che osiamo definire corso di cucina, in maniera umile, si cercherà di trasmettere la nostra esperienza, valida perché comprovata nel tempo, ma sempre in discussione, perché ognuno ha i propri gusti e la propria mano, che in cucina fa sempre la differenza. Nulla è dato per scontato e tutto è sempre migliorabile, andando così di pari passo con la crescita culinaria di ognuno di noi. Proprio per questi motivi, proseguendo con questo nostro viaggio, non avremmo la presunzione di quantificare le dosi per persona, di definire quantità di ingredienti, se non puramente a livello indicativo, né tantomeno di imporre procedure. I nostri saranno solo dei consigli e non delle direttive, per gettare le basi su cui ognuno realizzerà di volta in volta la propria ricetta perfetta. Vedremo come ottenere delle pietanze che soddisfino, appunto, tutti i sensi, in maniera semplice ed economica. Come utilizzare parti di verdure e ortaggi che normalmente sono considerate di scarto, perché nella cucina vegan non si butta via niente. Come, con la semplicità, è possibile stimolare la creatività in cucina, valore aggiunto di qualsiasi cuoco, dando molta importanza all'autoproduzione. È ora arrivato il momento di indossare il vostro grembiule preferito, la vostra giacca da cuoco o anche semplicemente una maglietta e iniziare la vostra personale esperienza culinaria vegan, che sarà solo vostra e personale, unica, inimitabile e mai scontata. Il tutto, naturalmente, con amore.